Sviluppato dal solitario Scaule e pubblicata da Whitehorn Games, Magical Daleks prende le meccaniche di raccolta, coltivazione e cucina e le inserisce all'interno di una struttura ispirata a Metroidvania, asciugata di tutta la parte action, ma costituita da backtracking e sezioni di mappa raggiungibili solo in un secondo momento. Diciamo che definirlo un puro Metroidvania è errato, visto che i combattimenti sono praticamente assenti. Allo stesso tempo, però, non si può negare la presenza di alcuni degli elementi tipici di questa categoria, tra cui quelli appena detti, e considerarlo solo un semplice platform 2D è, diciamo, poco preciso. Ma questo connubio fra le due categorie sarà riuscito a servire sul piatto una magica delizia per il nostro palato? Oppure il risultato è una ricetta che ha finito accidentalmente per bruciarsi nel calderone? Giovane ragazza di nome Flora vuole realizzare il sogno di diventare una vera strega. Decide di lasciare la sua città per cercare fortuna a Graat, un villaggio portuale incastonato tra le scogliere e abitato da numerosi avventurieri. Arrivata nel villaggio, l'aspirante strega viene accolta da un amministratore che gli consegna le chiavi di quella che sarà la sua nuova casa, nonché la base operativa per avviare la sua personale attività di commercio. Opera prima dello sviluppatore tedesco Scaule, Magical Delicacy è indubbiamente coraggioso nella sua identità. In poche parole, ci troveremo ad esplorare in giro per il villaggio, visitando catacombe, torri e luoghi di maggior interesse, raccogliendo e coltivando le materie prime, chiacchierando con alcuni personaggi che hanno bisogno di soddisfare una loro necessità e preparando ogni tipo di ricetta. A queste azioni si unisce, appunto, l'anima da Metroidvania. Ci sono alcune aree inizialmente inaccessibili, senza abilità o oggetti necessari al superamento, motivo per cui ci troveremo spesso a fare backtracking. Per riuscire nell'impresa dobbiamo appunto soddisfare i bisogni dei personaggi che incontriamo strada facendo, consegnando a loro piatti e pozioni in modo da ottenerne ricompense. La varietà delle ricette a disposizione, acquistabili dai mercanti o reperibili in giro, è piuttosto ampia. Così come le materie prime richieste hanno bisogno di determinati requisiti. Ad esempio, un dolce o una zuppa possono essere cucinati con ingredienti di un tipo e sapore differenti dagli altri. Ogni materia prima si distingue dalle altre per tipologia: verdura, erba, grano, eccetera, e per gusto: aspro, insipido, zuccherino, eccetera. Questa divisione è molto importante soprattutto per accontentare i bisogni dei personaggi che vogliono un tipo di piatto o pozione che rispetta determinati gusti. L'avere con sé tante ricette è fondamentale per soddisfare ogni richiesta e procedere con facilità verso altri luoghi. La base di Flora possiede anche un giardino su cui possiamo far crescere le materie prime, raccoglierle e poi usarle in cucina. Non tutte le materie sono coltivabili e la maturazione completa richiede solo un certo periodo di tempo. Magical Delicacy non fallisce in quello che essenzialmente si pone di essere, ma alla lunga mostra il fianco a una ripetitività delle cose da fare, che unita ad un ritmo di gioco calmo e paziente può inevitabilmente portare alla noia giocatrici e giocatori in forte cerca di stimoli e frenesia. A proposito di tempo, Magical Delicacy possiede un ciclo giorno-notte, importante per la crescita delle piante e nella sua applicazione con alcune situazioni di gioco. Ci sono delle ricette che per essere preparate bisogna aspettare una specifica parte della giornata, oppure in diversi luoghi esistono piattaforme che compaiono solo di notte. Scelte molto interessanti per il sistema di gioco, quantomeno utili per conferire varietà al level design della mappa e alle modalità di preparazione. Inoltre, in base all'orario, è possibile incontrare alcuni personaggi in punti improbabili del villaggio. Il ciclo giornaliero di Magical Delicacy ha però un difetto abbastanza discutibile. Se abbiamo bisogno di far scorrere immediatamente l'orario per una qualsiasi esigenza, possiamo farlo solo nel corso della notte e solo dormendo alla nostra base. Ciò rende il processo del cambio d'orario un po' lento e scomodo, costringendoci a tornare in base e, all'eventualità, aspettare che cali il sole. Per riuscire a completare la maggior parte delle richieste dei personaggi, è necessario potenziare la nostra attività di commercio. Per farlo, occorre investire sull'attrezzatura acquistabile da un commerciante, così da collocarla nella base e avere tutto ciò che serve per raffinare gli ingredienti e cucinare ogni genere di piatto o pozione. Guadagnare a Graat è semplice: che si tratti di vendere ogni creazione culinaria e materia prima, il denaro può essere ricavato senza troppi problemi. Non solo, anche rompendo delle anfore sparse in giro per il villaggio si possono trovare un po' di soldi. Non tanti, ma quanto basta per aumentare sensibilmente il budget a disposizione. Una volta comprata, la nuova attrezzatura può essere posizionata in qualunque parte della base, quasi in pieno stile The Sims, purché rispettino il limite delle zone occupanti. Man mano che si progredisce, la nostra attività si amplia sempre di più e la possibilità di cucinare nuove ricette aumenta di pari passo. Abbiamo già parlato dell'incipit narrativo di Magical Delicacy e nel complesso la storia non è così irresistibile.
Se non altro può essere visto come un semplice pretesto per dare un senso alla progressione di gioco. Il villaggio di Grat ospita vari personaggi che, oltre ad assegnare i compiti alla giovane Flora, offrono scorci di lore inerenti al mondo di gioco, che siano degli intrecci con altri personaggi o aneddoti su se stessi. Alla fine dei conti la storia non è invasiva e, come detto prima, ci accompagna lungo il nostro girovagare alla ricerca di segreti, tesori da prendere e materie prime da raccogliere. Tuttavia a questo si aggiunge un problema, almeno per noi italiani, l'assenza della localizzazione nella nostra lingua, che rende la comprensione degli eventi e di tutto il resto difficoltosa per chi non ha sufficiente praticità con le altre lingue. Nulla da dire invece sul fronte grafico di Magical Delicacy, testato su Nintendo Switch sia in modalità dock che in modalità portabilità. La cura e l'attenzione messa da Scaule è deliziosa, una colorata veste in pixel art in grado di risaltare i dettagli degli oggetti, il design estetico dei personaggi e degli ambienti. Ottima la qualità dell'illuminazione generale, che regolata anche dalle variazioni meteorologiche e dall'orario, dona un tocco d'atmosfera in più ai vari ambienti di Magical Delicacy. Buona anche la responsabilità dei comandi e la tenuta dei fotogrammi, seppur con qualche calo verificato in rari momenti, mentre sono carine e contestuali le musiche d'accompagnamento, anche se non rimangono del tutto memorabili. Magical Delicacy è un titolo audace, ma sa essere solido nel suo piccolo. L'unione tra lo scheletro di un Metroidvania e le meccaniche di raccolta, coltivazione, cucina e consegne a mano funziona bene, nonostante il ritmo di gioco richieda una certa pazienza e alla lunga si possa cadere nella ripetitività delle attività da svolgere. Il buon level design della mappa del villaggio e le diverse ricette cucinabili dalla protagonista offrono quantomeno una discreta varietà contenutistica, ed è da apprezzare la resa grafica in pixel art che regala ottime sensazioni visive. Un gran peccato per la mancanza della localizzazione in italiano, che in qualche modo allontana chi non è pratico con le altre lingue disponibili. Magical Delicacy è consigliato specialmente a chi desidera giocare in rilassatezza, a quelli a cui piacciono esperienze in cui si raccolgono e si coltivano risorse e si gestiscono attività di cucina e commercio mentre si va all'avventura. Per tutti gli altri in cerca di forti stimoli e ritmi più veloci, questo titolo può forse farvi storcere il naso senza troppa esitazione.